Salve, sono Gianfranco Tampieri, rappresento il Reverse, la famiglia di Reverse, perché quella che abbiamo creato è un locale a gestione familiare, io, mia moglie e i due figli. Abbiamo visionato diversi locali, poi non soddisfatti o della location o della formazione dei locali, dello scheletro dei locali, abbiamo trovato questo che era un negozio, un outlet di abbigliamento, e l'abbiamo trasformato in quello che dovrebbe essere un locale reversibile, di cui il nome di Reverse, perché dovrebbe avere l'elasticità di funzionare dalla mattina alle 7:30 fino a mezzanotte, alle 2 di notte. Per far questo abbiamo pensato di creare un'ambientazione diversa nelle varie fasce orarie della giornata. Luci e atmosfera cambiano durante la giornata. La nostra scommessa è stata quella di far nascere un locale che sia bar la mattina, caffetteria durante il pomeriggio e locale notturno, pub, dalle 22 in poi. Il modo che noi abbiamo pensato è quello di dare immagini diverse e colori diversi al locale. Per far questo abbiamo cominciato a cercare dei wall che potessero, con dei video fatti appositamente, cambiare durante le fasce della giornata. Abbiamo contattato sia la Samsung che la Toshiba, e la Toshiba ci ha indicato nella 3G un fornitore assolutamente affidabile, e ci siamo rivolti per questo a Stefano Gallo della 3G per avere delle indicazioni e capire la difficoltà che poteva avere a creare questi video diversi a seconda delle fasce proprio della giornata. Siamo stati su a Milano, abbiamo visitato i loro uffici e loro ci hanno spiegato che la complessità tecnica non era del tutto rilevante, e tra l'altro noi avevamo anche la volontà di poter proiettare le partite o dell'NFL o del calcio italiano. Loro sono riusciti tramite il loro software a creare questa possibilità di alternare le immagini dei video che coprono tutta la fascia della giornata ad intervalli dove trasmettiamo le partite più importanti del calcio italiano oppure NFL. Quello che noi volevamo creare è un'immagine coinvolgente, quindi che partisse dall'entrata, quindi durante tutto il percorso, durante la permanenza al locale. Le immagini dovrebbero essere le stesse, quindi che vengono proiettate sia sui monitor all'entrata che sul wall, che devono creare delle immagini diverse che vengono strecciate sul wall mentre passano per intero nel monitor all'ingresso. È una questione di formato, quindi è molto complesso, perché non si possono proiettare immagini in primo piano, quindi chi crea le immagini deve tagliare i video che trova e trovare paesaggi o immagini in ogni caso che possano essere strecciate per essere proiettate anche sul wall, che diciamo come immagine è una delle cose più impattanti del locale. L'input che avevamo dato alla 3G e che diamo a chi costruisce questi video è quello di dare un'immagine coinvolgente, quindi la stessa sia all'entrata che nel wall frontale. L'idea è quella di dividerlo in 5 fasce, quindi la mattina di creare paesaggi e in ogni caso immagini soft, per crescere poi durante la giornata ed arrivare ad un notturno dove ci sono animazioni più adatte a un pubblico meno soft. Il tutto accompagnato da musiche diverse durante le varie fasce della giornata.